tutti, come vedete noi siamo già super pronte, sono tantissime le notizie che impazzano un po'. Ma non sei emozionata? Cioè, vivi la prima volta in un privé? Sono emozionata. È una sorta di must per Sport Italia, nel senso che... Sono pronta, Vale, guardano... sono pronta. E tu vedo che sei pronta. Con le ricariche, siamo pronte. Buon anno anche, come si dice buon anno in catanese? Buon anno. Buon anno, non lo so, magari, non lo so, mi aspettavo buon anno. Buon anno. Così. Sono semplicemente. Ma non c'è uno slogan, una frase che magari ripetete per farvi gli auguri, cioè che vi vada tutto bene, no? Fora i cucchi. Fora? Fora i cucchi, cioè quelli che... Quelli che rompono. Ah, quelli che portano sfiga. Perfetto, benissimo, ottimo. Agata, signora, quanto è bello essere di nuovo nella grande famiglia di Sport Italia. Stavo per chiederti, ma io rientro nel parzialmente o nel rinnovato? Ma alla fine mi è presentata come una veterana e quindi mi sono già risposta da sola e niente. Sì. Io pensavo di essere io la rivoluzione invece. No, ma la vera Diori. Ciao Valentina, buonasera a tutti. Ci siamo lasciati con la chiusura delle porte. Ma credevo io a te, no? Purtroppo abbiamo fallito la chiusura delle porte. Fallito. Colpa di Luca Cilli? Luca Cilli ha fallito. Altalenante. Bisogna vedere, tante volte nel mercato si inizia, è stata anche la scelta, o meglio, Muriel è stato corretto, si è sentito corretto nel confermare l'accordo con la Fiorentina. Perché? Ah, seconda punta in un 4-3 di Pioli, 4-3-3 di Pioli, non nel gioco della Fiorentina. Soprattutto, magari Pantaleo ci dà, cara Agata, la notizia noi la vogliamo, l'orario esatto delle visite mediche di Luis Muriel, perché oggi non le ha fatte visto che ha perso l'aereo con 54, ex primavera dell'Inter. Attualmente a Perugia non ha trovato spazio. È vero. Ha contato praticamente zero presenze in campo. Quindi è probabile che venga ceduto o al Piacenza o alla Triestina. Quindi in Serie C, Terrani dall'avviso sì. Potrebbe andare in... Alla Lega Pro, sì. Alla Lega Pro. Dini, Juric, adesso è arrivato Cesare Prandelli. Le cose che vanno bene... E Bologna invece sì. È il territorio di Agata, che in questo momento so per certo che sta indagando appunto col direttore. Lo sai per certo, stai sbirciando? Certo, ovvio, io sbircio sempre, tengo certo. Tutto. Devo o no dirigere i lavori? Devo tenere sott'occhio tutto. Sei il centrocampo. Sono la veterana. Ragazzi, io... Sansone che ha fatto bene anche con il Villarreal, che ha fatto benissimo con il Sassuolo. Io chiedo ad Agata Alonso... Sono un po' troppi, soprattutto dopo un derby. Dopo un derby. Ci confrontiamo. Non mi puoi svelare tu. Hai ragione. La del centrocampista, almeno quest'anno, perché comunque... In questi ultimi anni avesse una crescita migliore, è rimasto lì un po' all'ombra di questi mostri sacri e non è esploso. Però... Lo vende in Perugia. Se ne andrà molto probabilmente. Perfetto. Ci hanno detto anche la squadra? No. No. Troppo dici. Siamo soltanto al primo giorno di mercato. Esageriamo. Non è esatto. Non è esatto. Peraltro in Serie B. Questa serie solo dopo le vittorie domenica. Esatto. Quando si perde. Diciamo Fabio Conte ad accompagnare fuori, giusto per un attimo, ragazze, una mezz'oretta. Forma per Michele dopo? Tra pochissimo. Siamo prontissimi. Alice. La novità ovviamente per il calciomercato che abbiamo scoperto già in queste ultime puntate, sempre presente. Brava, bella e simpatica a raccontarci il calciomercato, Alice Brivio. Grazie, buonasera. Grazie Michele, buonasera a te, buon anno soprattutto. Sì, per la 14ª volta nel mercato. Esatto, poi niente, io non mi smentisco mai. Nel mercato del 98 lei c'era. Esatto. Eccola qui, Iori Delli. Buonasera a tutti, ben ritrovata. Io parto subito in quarta, ti dico subito anche una... Anche in sesta, se vuoi, basta che la scenografia. Noi siamo comunque qui ad aspettare il nuovo direttore sportivo del 2000. Molto interessante, che piace tantissimo ai Glitari, sarebbe pronto ad un sacrificio economico di grande livello. Sempre sul Perugia. Ah. Praticamente sembra che il Perugia sia, diciamo, alla... Giovanni Carnevali del Sassuolo, per sapere se effettivamente potrebbero cedere dell'Orco, il 24enne difensore che è nel mirino di Empoli e Chievo. Sì, però se lo senti ovviamente tu. Subito i numeri di Alfredo Pedullà per inaugurare il nuovo anno, il 2019, quando tutti... Sono ancora in vacanza, Michele. E quindi non si risponde al telefono in vacanza. Si lavora anche in vacanza, Agata. Rispondo, Alice. Ci si prova. Signori. Per il Frosinone, infatti sembra che il club abbia messo gli occhi su due giocatori, Davide Bettella e Luca Valzagna. Valzania. Alfredo del Crotone, perché sappiamo che il Crotone insomma è reduce da un inizio di campionato non proprio positivo, quindi in particolare potrebbe esserci Stojan in uscita. E legittimamente sta riflettendo, e Budimir che forse ritiene chiuso il suo ciclo a Crotone. Tu hai aggiunto anche la Cremonese, quindi nel giro di attaccanti, Ciofani. Per il privé, grazie Longare, ci vediamo.